Mario Brega era difficilissimo da dirigere. Difficilissimo, difficilissimo. Bastava una frase detta storta, detta in un certo modo, detta in maniera brusca, che subito te veniva addosso e ti diceva: oh, ma tu non sei nessuno, so io che reggo qua tutta scena, oh! Io sono attore protagonista, lo vuoi capire? Tu sei un esordiente. Io dicevo: vabbè, fammo parlare a questo. Ma veramente? Però per... sì, ma era un personaggio, vabbè, era... Mario Brega era la follia più totale, ci voleva una fatica. Però sa che era? Che era un uomo che non aveva paura di nulla e quindi portava se stesso sulla scena. Quindi i tempi io gli raggiustavo un pochino, cercando, un po' mi seguiva, però in realtà erano i tempi suoi della vita, di tutti i giorni. E lui aveva ogni tanto queste esplosioni, dalla calma all'ira più accentuata, con questi urli, con queste grida un po' volgari. Però è rimasto un personaggio tanto amato dal pubblico, perché sono di quei romani che non esistono più. Oggi un personaggio così sarebbe un bandito, una cosa. Quindi era un personaggio di una certa Roma.